a Montecatini Terme in questa bellissima estate, quasi tra un po' sotto le stelle, per un bel evento. E qui con me ho una bellissima ragazza che è responsabile del Grand Hotel e la Pace per gli eventi, credo, no? Si vuole presentare, signorina? Io sono Chiara e da 3 anni lavoro al Grand Hotel La Pace e curo la parte degli eventi. E questa sera che evento presenta ai nostri telespettatori? Presentiamo l'estate, presentiamo la nostra piscina, il nostro giardino e il nostro hotel. Quello mi sembra che lui si occupi di marketing, quindi si va sulle cose un po' più serie. Io mi faccio piccolo piccolo, passo di sotto e vado dall'ometto di casa. Lei come si chiama? Io sono Gianluca e lavoro alla Pace da pochi mesi, da 3 mesi. E niente, è il primo evento che facciamo insieme a Chiara. Io mi sono occupato di tutta la parte pubblicitaria, lei dell'organizzazione, insomma, diciamo sia burocratica che poi tutto quello che riguarda il food and beverage. E anche il nostro chef Cosimo ha fatto la sua, che è il nuovo chef dell'hotel. E insomma, siamo contenti di come sta riuscendo, perché tra l'altro abbiamo anche ospiti importanti da un punto di vista artistico. Abbiamo Luca Signorini, che è il sassofonista, diciamo, più famoso in Toscana, ha fatto gli aperitivi più importanti, tra cui quello del Seven Apples, della Versila, che insomma tutti conoscono. E questo speriamo solo che sia il primo di tanti. Sono curioso perché il Grand Hotel La Pace, per chi ci seguisse dalle altre regioni toscane, è un luogo sacro, no? Ci sono stati i più grandi del mondo, della terra, in questo hotel. Ora si apre anche a eventi di questo tipo. Certo, il Grand Hotel La Pace, tra l'altro, in questa campagna pubblicitaria ha utilizzato nel flyer, diciamo, di presentazione una foto di Helmut Newton fatta qua dentro, tra l'altro a Birgit Nielsen nel 1982, che è stata pubblicata su Vogue America, e abbiamo voluto dare questo tocco glamour all'evento perché insomma l'ambiente lo permette. Poi lei ci permette, vero, responsabile marketing, di curiosare nella Jaguar, andare a vedere quella macchina che è, non vorrei usare un termine troppo, è una cosa molto bella, diciamo così. Jaguar insieme a Moët, Dom Pérignon e diciamo Moët Hennessy, che poi è la casa che li distribuisce, è lo sponsor della serata, la concessionaria di Imland, di Empoli, mi pare anche Firenze, insomma una concessionaria importante. Hanno portato queste 3 macchine bellissime. Abbiamo anche una rappresentanza italiana, perché abbiamo vari clienti che sono venuti con i loro Ferrari, che ci fanno piacere, sono in concorrenza, diciamo, con la casa statunitense, però insomma tiriamo sempre alte marche italiane. Oh,
Con Gianluca Cappellini, il brand manager Jaguar, con la pronuncia proprio inglese, Jaguar, che mi dà qualche spiegazione di questo gioiello meraviglioso, una bella sportiva, ma è un modello nuovo questo, sono un po' ignorante. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Allora, questa vettura è la F-Type, un modello sportivo di casa Jaguar. È una vettura che è uscita già da qualche anno e nella versione che abbiamo portato stasera è la versione F-Type S, quella con il motore 3000 V6 da 380 cavalli. La vera novità che abbiamo portato stasera è l'altra vettura che andiamo a vedere dopo, che è la Jaguar XE. No, ci andiamo subito. Okay. Facciamo un teletrasporto magico. Il teletrasporto ha funzionato perché siamo davanti a questo gioiello? Sì, gioiello. Gioiello, allora Jaguar con questa vettura rientra in un segmento dove erano diversi anni che era uscito, un segmento che per noi in casa Jaguar è entry level, si parla di Jaguar XE, noi come concessionaria Dreamland, che siamo concessionari per Prato e Pistoia, l'abbiamo presentata alle Jaguar Nights il 10 e l'11, è una Jaguar completamente costruita in alluminio, perciò si ritorna ai fasti di una volta, quando le vetture da corsa Jaguar erano tutte completamente in alluminio. Il modello che abbiamo presentato stasera è la R Sport, motorizzata a 2180 cavalli, cambio automatico. Naturalmente ci sono tutte le versioni, per chi è interessato anche a fare un test drive abbiamo tutta la gamma disponibile in concessionaria ad Agliana e venite numerosi, noi ci teniamo a farvi provare questo nuovo gioiello di casa Jaguar. Non è che per il presentatore è previsto così un modello, non la prova, questa la fate a tutti, gratis, no? Gratis per una settimana? Per una settimana. Vabbè. Gratis per una settimana. Ciao. Hotel e la pace, c'è Jimmy DJ. Sì, buonasera. Buonasera, allora una serata vippissima come questa, sì. La musica che si deve suonare? Ma si prende un prodotto che va dal jazz più classico all'house dei giorni d'oggi, cerca di mescolare le due cose in maniera omogenea. Ma si può andare secondo te con la musica in base al menu della cena? Si può trovare una musica? Volendo sì. Per esempio, visto che stanno portando delle crudite al tavolo, e questo mi pare una canzone un po' tropicale con la frutta, ci diceva bene. Detto gli organizzatori della serata, abbiamo il piacere di avere questo bel party sotto le stelle, perché adesso un po' di stelle si vedono. Luca Signorini, che non c'entra niente, non sei parente di Alfonso Signorini? Assolutamente no. Faccio il musicista, sono il sassofono e cerco di allietare le persone che sono intervenute stasera in questa bellissima. Allora, senti, io quando vedo uno con uno strumento davanti non riesco a non. Ho la tentazione di fargli. Così, un piccolo approccio, un pezzettino, anche se c'è la musica in sottofondo a discoteca. Proviamo per noi, per i nostri telespettatori. Certo che possiamo provare. Io metto il microfono. No, beh. Già finito? Queste sono pillole, poi più tardi, durante la serata, potete ascoltare quello che facciamo insieme con il DJ.
Mannaggia, come sa? Ci ha preso tutto. No, ci ha dato le pillolette per rimanere incollati e vedere tutto lo show. Certo. Che bravo è Luca Signorini, che furbo soprattutto. Fine fonda, fine notte fonda. Kitana, ti ho trovato, la nostra Miss Mondo reduce da Gallipoli. Com'è andata? È andata bene, sì. Com'è stata l'esperienza di stare a Gallipoli con tutte le finaliste? Quante eravate? 130. Tantissime. Vabbè, una bella esperienza. Non sei tornata a Miss Mondo Italia, però fa insomma sempre parte di tutto il nostro bellissimo gruppo della Toscana. Sì. Allora, saluta quelli che con i tuoi belli occhioni, saluta i telespettatori. Ciao. Ciao da Kitana, ciao da Alessandro Martini, dal Grand Hotel e La Pace, per questa notte magica sotto le stelle. Ciao ciao.